l'importanza della visita del Presidente della Repubblica sull'inaugurazione dell'anno accademico, ma soprattutto la visita in città, in una situazione come quella che sta vivendo Teramo. Sì, senza dubbio la presenza del Capo dello Stato testimonia la vicinanza, diciamo, dello Stato a Teramo, che è una città importante, un'area importante che ha sofferto purtroppo la crisi sismica e anche le difficoltà del post-terremoto. Mi auguro che questa sia l'occasione per una nuova ripartenza e per superare un po' le criticità che hanno rallentato i processi di ricostruzione, come è stato sottolineato dai rappresentanti delle istituzioni locali. L'Università di Teramo, una grande inaugurazione, insomma, ha visto una bella realtà. Ma Teramo la conoscevo, è una bellissima università, un'università molto viva, legata al territorio, fatta di giovani, bravi, ricercatori di valore. Veramente è stata una mattina molto bella perché ha testimoniato qual è la forza dell'università italiana, che non è fatta solo delle grandi città, ma anche della grande capacità delle aree interne e delle piccole università.